Eccolo, si va mai, ragazzi. Rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, arzini nel canale, un altro video insieme. Un buongiorno e un buon sabato a tutti voi. E ovviamente vi state già gustando le prime battute dell'Europeo con una Germania straripante. Poi vedremo anche un po' le statistiche, andremo a dire due parole proprio su di loro, con un Nagelsmann che li ha messi in campo davvero molto bene contro ovviamente una Scozia modesta. Oggi ci sarà l'Italia e parleremo anche un po' di mercato Juventus. Però prima voglio cominciare con una notizia clamorosa, che è quella che riguarda le parole di Malagò, presidente del CONI, sapete tutti, che ha lasciato un po' di stucco tutti quanti, perché come sapete molti si stanno sbilanciando sull'eventualità e la possibilità di avere un organo alternativo alla Covisoc. Come sapete molto bene, la Covisoc ha ricevuto praticamente dimissioni di 4 membri su 5, rischia lo smembramento totale, a patto che appunto Gravina, poi come abbiamo visto anche nei video miei, sceglierà altri membri, ovviamente puntualmente scelti a tinte nero-azzurre. Ecco, però Malagò ha espresso un no secco sulla creazione di questo organo, che in teoria dovrebbe controllare i bilanci e le finanze dei club. E perché dice questo? Perché secondo lui, per quanto riguarda i club professionistici, quindi parliamo dalla Lega Pro in su, è complicato introdurre un organo esterno, quindi un commissariamento fondamentalmente, che in qualche modo vada a, come dice lui, controllare gli equilibri economici dei club professionistici di Serie A e anche di Serie A, però può essere lesiva verso il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, senza considerare che dà vita a forme di controllo statali su società di capitali di natura esclusivamente privatistica. Quindi con la scusa che questi sono bilanci privati, non si va a indagare l'Inter, cioè, capito? Loro l'hanno sfangata anche stavolta fondamentalmente con questa storia qua, perché per quanto riguarda le norme europee entreranno in vigore eventualmente nel 2029 e puniranno puntualmente qualcun altro e non l'Inter. Per quanto riguarda questo organo governativo che deve essere installato per far sì che non succedano più storie come quella di Lion Rock, per cui 4 persone si sono dimesse proprio perché avevano paura di avere delle ripercussioni, ecco che capite che la frittata è fatta anche questa volta. E mi ha lasciato veramente di stucco, perché lui ha detto: tale scelta potrebbe portare anche a dei comportamenti sanzionatori da parte di UEFA e FIFA, questo soltanto per, come ho detto, per le società che non hanno il marchio internazionale, non hanno le strisce nero-azzurre, perché altrimenti lo faranno e come, che hanno già manifestato le loro perplessità. Cioè, ancora prima di fare questo ente, già Ceferin e Infantino non sono d'accordo. Ma che strano, guarda che è una coincidenza incredibile questa qui, eh? Chiudendo, la norma istituisce una struttura burocratica non agile, che si andrebbe a sovrapporre ai controlli che necessariamente devono essere interni alle federazioni, creando un terzo piano di intervento abbondante. Ecco, questa è la motivazione che ha dato Malagò. Però capite, ragazzi, che è una roba veramente assurda. Già comunque i revisori di conti non fanno il loro lavoro, perché se sono stati troppo accaniti con la Juventus e vedi Consob, con le altre non lo sono state, per esempio Roma e Inter, per citarne due, però te ne sarebbero anche altre. E ricordiamoci che Deloitte, che è un revisore di conti enorme, ok, sapete tutti in mano a chi, aveva detto che le statistiche del bilancio di Juventus erano in regola, non si erano ravvisate irregolarità. E se lo dice Deloitte, che è la più grande al mondo, vuol dire che era così. Poi, come sapete tutti, Kinè ha deciso di aprire quel fascicolo, punirci in maniera celere, no? Per rispettare appunto la velocità della giustizia sportiva, che per decidere deve fare tutto in fretta. Ecco, siamo tornati di nuovo allo stesso punto di partenza. Malagò fa tremare tutti. E ripeto, la Serie A va bloccata, perché non è possibile andare avanti in questa situazione qua, in cui c'è stato veramente un oltraggio al regolamento. E lo dimostrano le dimissioni della Covisoc. E nonostante tutto, neanche il presidente del CONI, così come quello della FIGC e della Lega, spingono per creare questo organo col governo supervisore. È una roba molto grave questa qui, ragazzi. Quindi volevo partire proprio da questa notizia in prima battuta, anche visto considerato che non ci sono molte notizie. Siamo praticamente alle porte di Euro 24, oggi ci saranno 3 partite al giorno, e quindi è chiaro che cercherò di trovare sempre argomentazioni e tematiche scottanti e interessanti che vi tengono anche impegnati davanti allo schermo. Ecco, Fofana, altro nome che è entrato nel taccuino ufficialmente di Giuntoli, Pompili e Stefanelli.
In teoria c'è stato un sondaggio molto importante, c'è la concorrenza anche del Milan, che comunque deve rifare in parte anche il centrocampo, oltre che l'attacco, e ovviamente dovrà intervenire anche in difesa per aiutare Fonseca, perché ci sono tante situazioni non al meglio. E quindi insomma il centrocampista è in uscita dal Monaco, è in rottura completa, vedremo se già in estate oppure più avanti, però ecco la Juve gli ha messo gli occhi addosso, come abbiamo detto, perché ha intenzione di creare una mediana inedita, sconosciuta alla Serie A, composta eventualmente da Fofana, che è un nome comunque nella lista solamente, oltre a Koop Miners, a Samardzic, a Kefren Turam e probabilmente a tanti altri Mister X di cui Giunto non ha ancora rivelato il nome. E ovviamente ecco il brasiliano e il francese insieme in tandem potrebbero costruire sicuramente un centrocampo bello solido. Come sapete Douglas Luiz è un colpo ormai ai dettagli, quindi bisogna soltanto delineare il discorso legato all'ingaggio che percepirà il brasiliano, perché il ragazzo vuole 6-7 milioni, la Juve ne propone 5, quindi c'è una leggera differenza e discrepanza. Vedremo quando questo avverrà, l'assottigliamento di questa differenza, o se non ci sarà ce lo comunicheranno, però ecco, l'importante è sapere che l'1 luglio ufficialmente aprirà il calciomercato e lì si potrà depositare il contratto in Lega e ufficializzare il ragazzo. Per il momento non si può ancora fare, però è chiaro che i giornalisti possono in qualche modo già anticiparci quello che accadrà, come ha fatto Di Marzio, sapete bene. Ecco, Italia-Albania, ci sarà stasera una partita difficile, attenzione, spinosa, perché l'Albania è una nazionale molto organizzata, anche molto brava a metterla sul piano fisico e ha degli esterni velocissimi, quindi attenzione a questa squadra, non da sottovalutare, e ricordiamolo che comunque l'Italia nel girone in cui è non parte da favorita, perché dall'altra parte ci sarà Spagna e Croazia che giocheranno tra l'altro prima di noi alle 5, esordio sarà alle 8 come ho detto, e a Euro 24 con un solo bianco-nero forse nei primi 11 titolari. Vedremo quando Spalletti scioglierà gli ultimi dubbi, però Fagioli, a salvo diciamo sorpresa dell'ultimo momento, non sarà della partita perché ha ancora dei problemi degli acciacchi, così come Cambiaso e Gatti che saranno in panchina. Però ecco, l'undici titolare è abbastanza competitivo, l'ho letto, comunque dovremmo disporre di Donnarumma in porta e ovviamente abbiamo anche dei portieri forti in panchina, come ha detto anche Buffon, Vicario e Meret, quindi siamo veramente messi molto bene. Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni e Di Marco, Jorginho, Barella, Chiesa, Frattesi, Pellegrini, dietro a uno Scamacca in forma smagliante, come abbiamo visto, fresco vincitore dell'Europa League con Gasperini che lo ha rivitalizzato, portato a luce nuova. Ecco, poi, ecco, cosa importante, ovviamente tra le favorite dell'Europeo c'è sicuramente la Germania che ha strapazzato la Scozia 5-1, tra l'altro aveva cominciato benissimo con un 2-0 targato Wirtz e Musiala, poi hanno segnato anche Havertz, Emre Can, Füllkrug che è entrato dopo, quindi è sicuramente una nazionale da tenere sott'occhi perché ha fatto vedere veramente di che pasta è fatta. E ricordiamoci, la Germania ogni edizione di un europeo, di un mondiale, incredibilmente è sempre una delle favorite, nonostante magari abbia fatto un ricambio generazionale e abbia giocatori completamente diversi rispetto alle edizioni precedenti. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me Danila. Forza Juve fino alla fine!